estrada e só eu barquinho deslizar no macio sul do mar. Tudo é verão, o amor se faz no barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem minha intenção, nossa canção vai saindo desse mar e eu sou. Veja o vácuo e luz, dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sol, e o barquinho desliza e vontade de cantar. Seu tal azul e aço sul, e o barquinho coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. Então, o barquinho vai e a tarde. Comincia il girone di ritorno ed inizia un nuovo corso per la Phil Bordon, squadra affidata a mister Giovanni Siciliano che subentra l'esonerato Graziano Scavo per i risultati deludenti del girone d'andata. Al nuovo tecnico, affiancato da Salvo Mannino come allenatore in seconda, il compito di salvare la categoria e guidare i nerazzurri verso un futuro importante. Al campo Valentino Mazzola di Mister Bianco arriva la vice capolista Real Belvedere di Siracusa. Partita complicata e difficile, ma il team del presidente Filippo Barbagallo, del presidente onorario Ivano Bordon, sempre vicino alla squadra, estrae dal cilindro una prestazione importante, facendo tremare gli ospiti. La dea bendata non dà certo una mano ai locali, che sono comunque apparsi in grande miglioramento, sia dal punto di vista fisico che da quello tecnico. Il vantaggio degli ospiti arriva al 20esimo. D'Agostino lancia il Giardina che dalla sinistra mette in mezzo un cross per Scalora che di testa supera Calderaro. Al 44esimo il Real Belvedere raddoppia con Giardina di testa sugli sviluppi di una punizione calciata da D'Agostino. Nella ripresa grande reazione dei nerazzurri che accorciano le distanze al 50esimo con una rete da Rapace dell'area di rigore di Viola. Al 60esimo arriva il meritato 2-2 firmato da Ingarao su rigore.
La Fillmore donna ci crede e preme per trovare il gol del vantaggio e ai nerazzurri viene negato anche un penalty apparso netto. Nel finale all'ottantesimo Schiavone, grazie ad una sfortunata deviazione di un difensore avversario, riporta avanti i siracusani. All'85esimo Real Belvedere chiude la gara in contropiede con Bottaro. Phil Bordone battuta ma a testa alta. La mano di mister siciliano comincia a vedersi e continuando così i risultati non tarderanno ad arrivare. Intanto domenica sarà tempo di derby contro la NB Mister Bianco. Un incontro fondamentale nella lotta alla salvezza. Forza Phil Bordone!